Buonasera, benvenuti su ETV all'appuntamento con la trasmissione Confronti. Oggi siamo in trasferta a Civitanova al Pala Erosuole. Questa cornice è molto emozionante, così come sono tante le emozioni che la Lube sta regalando in questa stagione. E ho ospiti qui con me proprio il tecnico, l'allenatore Gian Lorenzo Blengini, Buonasera. il direttore sportivo Giuseppe Cormio. Buonasera. E abbiamo anche la Coppa, che ovviamente non parlerà, ma racconterà moltissimo di sé, di questa impresa. Magari Lube sì, da un lato parte come favorita, ma anche spesso in tante competizioni, in tanti momenti che contano, specie negli ultimi tempi, magari ha un po' deluso. Invece questa volta non è stato così. Questa forse è ecco, proprio la chiave, la lettura più forte di questa vittoria, di questa Coppa. Sì, chiaro che quando si vince no, si vedono molto più frequentemente, vengono sottolineati molto di più gli aspetti positivi. È normale che sia così, viene istintivo, viene automatico. Però io credo che lo sport riservi un po' questo. Io non credo che la sconfitta, come è stata l'anno scorso la semifinale di Coppa Italia, no? 15-12 al tie-break rispetto alla vittoria di quest'anno, 15-13 al tie-break, indichi una differenza di impegno da parte dei giocatori che sono andati in campo o semplicemente lo sport è così, squadre di qualità attrezzate per provare a vincere, per avere le caratteristiche per farlo, si impegnano al massimo, una sola vince e non è che chi non vince necessariamente ha sbagliato chissà che piano, qualcosina deve aver sbagliato, ma fa parte dello sport, perché? Perché il momento è se c'è molta differenza tra le squadre. Ma così non è nel caso di una Credo che in questo momento il lavoro più grosso sia proprio quello di trovare all'interno del club, poi le partite le vincono e le perdono soltanto i giocatori, però di trovare all'interno del club, e mi riferisco a tutte le varie componenti del club, un equilibrio e una tranquillità. Come diceva Blengini, bisogna essere bravi a gestire i momenti di difficoltà nel corso di un set e sapersela giocare bene sul punto a punto. Cosa che peraltro nel tie-break con Piacenza poi abbiamo saputo fare. Io credo che lo stesso identico concetto che Blengini ha espresso vada e debba essere applicato al club nella sua generalità. Ci sono dei momenti di difficoltà, non bisogna lasciarsi prendere da quello, bisogna avere un'idea, una strategia, portarla avanti. Io sono stato chiamato per condividerla, dare uno spunto, un aiuto, una mano. Però ho trovato una base di squadre e di società chiaramente molto importanti, per cui personalmente sono contento e anche credo facilitato in un compito che non è così arduo. Lei comunque è stato chiamato anche per dare uno slancio, un cambiamento anche dopo insomma, le delusioni della passata stagione, alcune delusioni. E lei in questo, con questo obiettivo centrato della Coppa Italia si sente comunque in parte anche un po' artefice per le scelte anche tecniche che ha fatto insieme a Blengini, ma Beh, insomma da direttore sportivo? allora, innanzitutto devo dire una cosa perché sennò sembra che Blengini, ragionando così per assiomi, dobbiamo dire che Blengini l'anno scorso non era capace e quest'anno è un fenomeno, no? Non è No, così. no, Non è non è così. quello. Io ho detto dal primo giorno, dall'esterno si è percepito qualcosa l'anno scorso che non era reale. C'erano dei giocatori di nome, ma erano sulla carta, non potevano dare a Chicco e ai propri compagni quel contributo che avrebbero dovuto dare. Quindi Parodi non stava bene, Kovar non stava bene, Milkovic Magari magari. anche Guantorena era un po' più sottotono Ma rispetto non stava adesso, bene, insomma, non stava sicuramente. bene. Ecco, Diciamo la verità, non stava quindi bene. certo. C'erano troppi giocatori e nello stesso ruolo che non stavano bene. Quindi è chiaro che vederli seduti in panchino, addirittura a volte in tribuna, uno dice: ma come? Con tutti i giocatori che ha perdiamo contro la squadra X. Succede perché poi non puoi cambiare, sei ingabbiato, non hai delle alternative, non ti alleni bene. Oggi vedere questa squadra con giocatori che stanno bene in settimana giocare 6 contro 6 è uno spettacolo assoluto. Io sto rivedendo il Guantorena di quando ce l'avevamo a Trento. L'anno scorso non l'ha visto nessuno, ma non per colpa di Guantorena, non stava bene. Come definirebbe fin qui questa parte di stagione? Stagione esaltante. Chiaramente abbiamo praticamente quasi sempre vinto, ci sono, direi c'è un neo che è la sconfitta a Berlino nel nostro esordio in Champions League, poi ci sono due sconfitte che ci stanno, una per un pallone a Modena e l'altra
con molte attenuanti a Trento, dove si è fatto male Sokolov e quindi abbiamo dovuto giocare una buona parte del match senza uno dei nostri giocatori più importanti. Non considero la Supercoppa inizio stagione perché è più un torneo di allenamento, infatti è concepito anche con una finale terzo e quarto posto, e direi che tutto sommato abbiamo fatto bene, pur mancando di non solo di amalgama come anche gli altri, ma anche di giocatori titolari per noi molto importanti. Ricordo che non c'era ad esempio Christensen, tanto per fare un nome. Quindi ritengo che abbiamo fatto bene fino ad oggi, però non abbiamo fatto niente se non vincere questo oggetto, che è già qualcosa, perché l'esperienza mi insegna che un grande club, se un puntino nel palmarès lo mette, è sempre molto molto importante. Noi intanto abbiamo messo questo, però nella mentalità vincente dobbiamo girare pagine immediatamente e pensare ai prossimi step, quindi direi nell'ordine alla vittoria di regular season, alla qualificazione alla Final Four di Champions League, al campionato e alla Champions League stessa. Così due robe proprio così per gradire, assaggiare. Quindi lo stile Blengini di partita in partita, avere quindi la mentalità giusta per saper anche continuare a vincere. Questo è il tema importante che questa squadra in questo momento ha nelle mani, da poter provare a perseguire. È chiaro che, come sempre, non è che uno abbina alla volontà massima la riuscita sicura, perché ritorniamo al discorso che ho fatto in precedenza sulla natura dello sport, perché come lo vuoi tu lo vogliono anche gli altri, e inesorabilmente alla fine vince una sola, non è che si può cambiare questa regola. Però sì, in questo momento, per natura, per qualità che sappiamo di avere, per ambizione, noi cerchiamo di continuare a fare quello che abbiamo fatto fino ad oggi con il massimo impegno, senza abbassare l'intensità, perché abbiamo ottenuto un grande successo che ci dà un'enorme soddisfazione, e lo proveremo a fare con l'umiltà e con la determinazione con cui l'abbiamo fatto fino ad oggi. Quanto ci riusciremo da noi dipenderà poco, nel senso che noi ce la metteremo tutta, su questo ne sono certo, dipenderà molto anche da quanto riuscirà a fare altrettanto l'avversario che abbiamo di fronte.